un nuovo riformismo progressista in Italia. È con questo titolo che al Circolo dei Fornaci di Pistoia, poi è in Lab, associazione di ricerca sociale, ha proposto un'iniziativa realizzata per un ciclo di seminari sul tema Conoscere per governare il cambiamento. La parola riformista che significa sostanzialmente? Ora questo termine, diciamo, lo si usa in maniera quasi estesa universalmente, perché il riformismo c'è all'interno della sinistra, c'è all'interno della, anche della destra, se si vuole, del centro-destra, come si può definire nel nostro paese, molto complesso, e poi passare dalla definizione alla individuazione degli argomenti fondamentali, operativi, risolutivi attraverso le riforme di questo modo di intendere, diciamo, la trasformazione della politica nel corso dei tempi andati e nei tempi attuali. Bisogna dire che il voto recente delle elezioni ha segnato un momento di svolta. È stata messa in crisi la cultura della sinistra, ma è stata messa sotto accusa un'intera classe dirigente di destra e di sinistra. Non solo a sinistra c'è stata una rivoluzione, ma anche all'interno della destra italiana. Quindi siamo di fronte evidentemente a un cambio di paradigma, siamo di fronte a una situazione completamente nuova in cui anche le parole partito, moderno, progressista, non solo destra e sinistra, sono categorie che rischiano di essere completamente sopravanzate dai fatti verso una realtà nuova che noi non siamo in grado di descrivere, di prevedere. Quindi dobbiamo discutere, riflettere, e il dibattito di questa sera è stata un'occasione per farlo. Complimentare.